Allora, così, alla faccia così. L'uomo dalle zero emozioni, zero... quello lì. Oh. Che sono tutti. Sono, andiamo un po' tutti. Allora, ma secondo te, Matteo, farai mai sesso con un cane? No, porca. Cioè, non se lo merito. Anzi, è già un cane, quindi sta bene. Allora, di merda. Per X e oltre, Microsoft progetta una console portatile. Allora, aspetta, aspetta. Può essere probabile per un semplice motivo. Microsoft gli interessano, ha detto che gli interessano, aspetta, i servizi. Sì, ma non li fa cagare vendere anche gli hardware. Perché vi spiego. Microsoft vende anche questi, vi ricordo che la Nokia l'ha comprata la Microsoft, quindi potrebbe vendere questi con il cloud gaming, ma siccome conosce i videogiocatori, soprattutto quelli di adesso, perché non darti già una console portatile Microsoft apposta per il cloud gaming? Sì, ma già... allora, concettualmente non adesso, ha senso, non adesso, da un punto di vista pratico è una gran cacata di marketing, ti spiego. No, vabbè, ma ovviamente non solo per il cloud gaming, però, ma ripeto, è lo stesso motivo per cui anche tutte le volte c'è il coso che probabilmente anche Sony vorrebbe. E l'ha fatto, e Sony l'ha fatto, infatti se l'è comprato chi ha creato la console, suo fratello e il cugino minore. Ma attenzione, quello che dico io è che lui crea praticamente una, parliamoci chiaro, un questo dopato, cioè che non ci va solo No, no, ma ti do il ragione. Game Pass, ma volendo ci metti l'Nvidia, il GeForce Now, No, puoi ma mettere Steam. ripeto, ma è lo stesso problema della Steam Deck. La Steam Deck è l'unica portatile per adesso che un minimo vende. Ma In ragazzi, realtà ci è sarebbe quella un... dell'Asus anche più forte da quello che Sì, ma non... Cioè, ma non vende, vede perché non c'è Steam, ripeto... perché non c'è Steam dietro, mica. Cioè, parliamoci chiaro, anche la Steam Deck, cioè, ce l'hanno lo stesso numero di giocatori che in questo momento hanno il VR Ma di infatti se Sony. la progetta la penserà in un modo adeguato, Sì, Mirko. ma ripeto, secondo me, e ripeto, secondo me è comunque una cazzata. Sì. Per due motivi. Uno, perché andarsi a camminare a fare un dispositivo mobile quando un dispositivo mobile in mano a tutta la gente c'è già? Cioè, perché ti devi andare in pelagà a costruire un hardware che già c'è? No, ma infatti non è che è quello che non stai capendo. Loro, allora, ripeto, ti ricordo, te lo ridico per l'ennesima volta, te non stai capendo, te stai pensando a una console. Io non sto pensando a una console. Ma anche se tu parlassi di un cellulare, è lo stesso. Perché andarmi a pelagare a creare un cellulare quando la gente il cellulare in mano ce l'ha già? Sì, esatto.
Però non hai quello da gaming. A meno, cioè, ti crea un... aspetta, ti crea un cellulare da gaming che di solito costa uno sfracello a prezzo competitivo. Potrebbe essere, anche quel caso potrebbe essere una cosa interessante. Senti, l'unico modo, cioè l'unica cosa degna di nota per cui una manovra del genere avrebbe anche solo lontanamente senso è che Microsoft riesca ad agganciare un, come si dice, un accordo di esclusività con Apple che fa gli iPhone X Game Pass. E cioè l'iPhone c'ha il coso sul Game Pass gratuito, cioè in modo tale che diventa un quasi un effetto esclusiva di della Apple, e quindi diventa ancora più appetibile. Se no, di fuori di quello, ragazzi, secondo me crearsi un cellulare, non, anche perché ripeto, te crei un cellulare quel genere lì, ma la gente che c'ha cellulari, per lui l'unico cellulare degno di nota è l'iPhone, il resto è merchandising. A quello cioè te? Ah sì, sì, aspetta, cioè, senti, sì, se te pensi, se te pensi all'utente medio che compra i cellulari, iPhone e poi tutto il resto. Quindi ripeto, infatti è lo stesso motivo per cui persino Nintendo è dovuta scendere a compromessi a fare una sorta di ibrido, perché se fai solo portatile ti scontri ormai contro un mercato che ti mangia il cagadritto. Sì, cioè, quindi ha dovuto creare una cosa ibrida che è sia portatile sia da casa, perché almeno fa col cellulare non lo fa. No, o meglio, è stato più intelligente, ha fatto il contratto, fa, te la vendo come console da casa, però che puoi staccare e giocare in tutte le parti di casa. Sì. Perché è stata geniale, perché la prima cosa che ti ha fatto vedere è stato farti vedere il tipo che gioca alla televisione, poi ti fa vedere che stacca i cosi, le attacca e stacca e fa guarda, sì, e poi continua istantaneamente da un'altra parte. Però non è scema, te l'ha venduta come console di casa, non come infatti, per esempio, portatile. Ripeto, anche lì, perché io sarei da vedere le vendite. Anche le vendite della Lite. Switch Lite. Sarei voluto vedere quanto ha venduto nel mondo. Secondo in me Giappone c'è di più da quello. In Giappone è probabile, però anche lì. Perché non c'è un'alternativa? Se ci fosse stato un, per dirti, un Nintendo Shop. E tenendo conto che l'OLED è solo quello casalingo, non quello portatile, quindi già anche cioè, potete vedere che probabilmente verrebbe da dire, se ci fosse stato un Nintendo eShop sul cellulare Switch, se lo sarebbe comprato nessuno, e tutti avrebbero giocato tranquillamente i giochi. Sì, anche perché cellulare, per il cellulare sappiamo che tanto c'è anche le periferiche, quelle sì, che le attacchi e ti fa da controller. Quindi raga, però ripeto, un conto però è se io mi compro un portatile che è pensato esclusivamente per il gaming. Un coso che se io prendo questo, che in realtà fa anche. Beh. Quindi se, ripeto, se Microsoft ha in mente qualcosa, farà qualcosa che però sia allettante. Perché come hai detto te, in questo momento il mercato mobile vince per ora lo smart. Comunque siamo già... Ah, ho fatto uscire il mercato. Il prototipo dell'open map in stile Bloodborne. Allora, making up sono sempre abbastanza interessati. Hanno fatto il set Rebirth su Amazon. Con Bounce non ho avuto di scrivere l'open world. Unico nel suo genere, effettivamente ci sono i pirati, un certo. La testa mette il turbo su Starfield. Ma sei Simone, cos'è FSR 3 in arrivo su PC? Ecco quando. Ah, è quello di AMD. Game Pass, Microsoft cavalca il fenomeno Palworld. E vabbè, effettivamente ce l'hanno solo loro per un'esclusiva. Sì. Anche se gli aggiornamenti stanno andando a pari lento, sì. Al potere dei nuovi. Dragon's Dogma 2 su Amazon è preordinabile il Lenticulars Edition. No, Dragon con la foto mod. Vabbè, ci sta. Empire, Mythology, Retold, novità in arrivo nell'effetto Retold. Mi fanno il remake del primo di Age of Empire e Age of Mythology sono la stessa, cosa. No, Age of Mythology è un altro gioco, ma fatta della stessa software house. Ok, per l'amor di Dio, sono tutti e due iconi della stessa cosa. Poi ok, a più di un anno di distanza dall'annuncio di Age of Mythology, ok. Retold, Microsoft dice finalmente pronto a svelare nuovi dettagli dell'ambizioso strategico fantasy nel corso
Nel corso dell'evento può dare uno sguardo all'esperienza del gioco confezionato dagli autori di Java Empire Mobile e poi immergerci nell'atmosfera di Java Empire Retold per ricevere delle importanti anticipazioni di questo gioco. Ok, a me in realtà sarebbe piaciuto che facessero remake. Io vorrei sapere con che coraggio la gente riesce a giocare a un gioco come Java E Empire sul cellulare. sul cellulare, vabbè. E ora vabbè. Ora ci sarà da tutte le Va. cose. Call of Duty Warzone Mobile sta per arrivare. Per forza. Fortnite Festival, annunciata la prima chitarra per PlayStation, Xbox e PC. Sta riportando un auge il chitarrino. PlayStation Store offerte 5 giochi, vabbè. La schermata di Game Over più belle. Quando morire, fai vedere quello che vediamo sullo sfondo è Metal Gear. Ma Sì, non è finito. tutti gli Arkham, non solo Asylum, tutti gli Arkham. Dark Souls effettivamente è vero, è diventato È un'icona, cioè. diventato iconico, ora il più bello parliamo. Metal Gear non l'ho mai Io visto. Ninja Gaiden purtroppo non l'ho mai giocato. Vabbè, quello Majora's Mask, cazzo, quello che se perdi vedi direttamente la luna che si schianta su Hyrule. avrei messo anche Tomb Raider, però. Boh, Gli ultimi sì, che sei... che muori in una maniera Io mi ricordo orribile anche. tutte le volte si moriva... Cioè, lui mi ricordo che non si voleva morire solo perché da quanto era disturbato il rumore. Cioè, la parte audio sono stati inquietanti lì. E in arrivo è arrivato il primo bonus gratis di febbraio 2024 per è un FPS. Bob. Vabbè, Death Stranding, Dai, senti, due remake, una non nuova insider e tre del set di play a quasi un anno. Ah, quindi comunque è un come si dice? Che a me mi fa Ragazzi, ridere. ma non me ne frega un cazzo, cioè tu presenti un trailer, anche se della build vecchia, con che coraggio presenti uno schifo del genere? Cioè, a me mi viene da di fare, ma la build un anno fa. Ho capito, ma te mi devi voglia comprarlo, se vedo una cosa del genere, tutto Fightland No, mi ma più voglia che altro la mia comprarlo. domanda è: e perché mi mostri una Di build di un un anno anno fa? fa? E infatti, quindi mi state dicendo che in realtà non state più lavorando? Oh. Vabbè, qui se non conosci il gioco. Quella. È sbagliato qui. Ecco, l'unica cosa che non doveva sbagliare del Infatti cosplay sono l'ha coppie, non sbagliato. sono coppie particolari. A parte che sono cuffie. Ma poi hanno, cioè, l'unica cosa particolare che ha tutto il personaggio E e ovviamente tu l'hai hai sbagliato proprio sbagliato, quello, cioè, vabbè, nel quindi senso. nope, bocciato. Avanti un altro. Svela un nuovo RPG basato sulle mille e una notte. Sale diretto e fa un E dai. Elden Ring, sempre più vicino, speriamo di no. Gli hanno dato 5. Cioè, gratis come PT, ma non Gli hanno convince. dato 5. Perché è come PT, ma non è fatto da Da così. di Dio così, ma per forza. Ve lo ricordate Boktai? Il Game Boy No, Advance? dovrei vedere il gioco. Fanno vedere qualche pezzettino? Assolutamente Invece no, no. vabbè. Come fai a farmelo ricordare se mi fai vedere meno qualche immagine, testa di Guarda, cazzo. che tanto a febbraio esce su Game Pass a febbraio. Opus, no? Galactic Solo Civilization. per il PC però. Questi Questo non è vero, che dici? si dicono nel Grande, 2024, ma dove sei? parliamo di febbraio e mi fa vedere. Vabbè, non penso che escono solo due titoli su cosa di febbraio. Ah, per Ah, che l'avvio. escono, Ah, vabbè, escono. ma fa Infatti. cagare. Ok, messo originale. Qual è il trailer più visto del sito play? Chissà quale sarà mai. Fujima. A confronto PC, PlayStation 5 e Series X. Vediamo un po' chi la spunta è PC. Allora, Se conosco Rocksteady funziona PC. con poco, usando quest'ultima versione offre una risoluzione dinamica, ok. Tuttavia, in ogni caso, ogni edizione dimostra di essere ben ottimizzata, poco spazio per tempo, quindi non ti dici un cazzo. Tu parti, frame rate comunque solido. L'unica cosa che ti dice è che indipendentemente da dove te lo prendi è comunque solido e funziona. Cosa comunque non da poco, eh. Poi il gioco può, cioè, il gioco può Allora, piacerti, Rocksteady però. per quanto concerneva le console è sempre stata abbastanza brava. Per i PC di solito chi faceva la conversione PC faceva di solito un po' di disastri. A parte che sul PC lo dite voi,
che è fatto bene, perché tanto sono sicuro quando uscirà chi lo giocherà sul PC darà delle merde. Ma e appuntatevelo, gente si lamenterà della versione su Assassin's Creed per PC. A cosa giocavamo nel 2014? Cioè Assassin's Creed Unity, davvero. Mi stesso, sti due giochi sono stati rimossi dalla vendita, ci sta. Houston aveva un problema con il ritorno della serie Konami. Sì, se mi fai vedere roba di quel genere lì. Dove sono i Maxi Games? Saluto allo studio. È tempo di addio e cambio al vertice. Buono, dai. Che non è una cosa geniale. Ho già venduto 1 milione di copie. A me mi fa ridere. Cioè, ragazzi, Like a Dragon... 1 milione di copie. Tutti, l'hanno... Qua, 1 milione di copie. Palworld ne ha vendute 5. Ne ha vendute 9. Ma che c'è? Vero, 9. È arrivato a 9. Cioè io non so con che cazzo di coraggio noi ci stiamo definendo un mercato, cioè noi siamo... Vabbè. No, è bello che fa, Immortals Phone ha venduto poco, forse costava troppo al lancio, no che era una merda. Okay. Il Call of Duty con la... no, era una merda ragazzi, anche solo quei video, era letteralmente una merda, e soprattutto se hai problemi di attacchi epilettici quel gioco ti ammazza. Cioè dava noi a noi. Grazie a me, è strano. Ha vinto i profitti grazie a Metal Gear Solid e Momotaro. Momotaro? Perché cosa ha venduto di Momotaro per Konami? Tipo 5 probabilmente. No, Momotaro non è coso. No. Non è quello di Nier. Vabbè. PC c'era davvero sviluppo ma non si sa che fine abbia fatto. Vabbè, dai, prima o poi. Formula 1 va bene. Palvo, l'idea mai ha scoperto una creatura molto simile a Mewtwo. Va bene, strano. Prodotto di paura, Final Fantasy 7. Vai su. Su Sarkozy, come va su Steam? Molto male l'Early Access. Penso abbia già preso una marea di insulti. Banish the Temple per il nuovo trailer. Skate 4 è ufficiale. Arriva su Steam e pretesto su console di Instagram nel 2024. Cioè, io l'ho giocato. Ragazzi, io sono provato a giocare la serie Skate. Io non so come la gente riesca a usare quel sistema di controller, giuro. Io mi ricordo il bello dei Tony Hawk era la loro semplicità. Cos'è? Lei potrebbe starci, lei no. A parte non dovrebbero stare sui due cavalli in modo diverso. A parte infatti che sì, al massimo scambiate i cavalli. È perché quell'altro è un pony. Ma infatti, a parte che scambia, no, è un pony. Ha un senso per rilasciare del pony? Sì, vabbè, però non è. Vabbè, c'ho un perdere. Avanti, dai. E poi la sostituzione del gioco più venduto al momento. Ah, batte Palworld. Vabbè, a parte sì, Palworld, però c'è tipo da 4-3 settimane. Fate 600.000 download. Palworld non ha fatto milioni. Eh sì, ma nello stesso periodo. Ah, ok. Dice. Questa è roba vecchia. Quindi. Era bisogna vedere però Granblue. Ah, Granblue doveva metterlo. Esteticamente non mi dispiace. Aveva solo che, ripeto, noi veniamo dall'anime che ci ha fatto veramente caccare. Sì, allora io penso che quel gioco l'avremmo comprato solo unicamente se non avremmo mai visto l'anime. No. Cosa hai fatto? È un pazzo. È un pene. È un pazzo. Yeah. Oh. Peneggi. Oh. A te sembra che troneggi. No, troieggi. Io penso che è buono, lo so. Il gioco più bello non è. Anch'io. E ti giuro che quello che mi ha riempito il cuore. Che non siamo io unici, anche qualcuno su TikTok che fa i video, raga. Di quale video vorresti un remake? Overlord, un gioco che tutti si sono dimenticati che oggi come remake venderebbero su faccia. Cioè, cazzo, siete il cattivo! Cioè, quanto cazzo venderebbe un gioco come Overlord oggi? Sì, infatti. Poi, tra l'altro, un gioco fatto bene, nel senso che... non è una cafonana, cioè...
Cioè, era anche studiato il... Cioè, ti potevi inventare tutto, potevi prendere per il culo Harry Potter. Cosa è uscito anche ultimamente? Game of Thrones. Sì, esatto. In questo momento, tipo, infatti, potevi inventarti tipo il gioco dei troni, ovvero siccome l'ultimo Overlord ha avuto tre spose, potevi crearti tre Overlord più un quarto che lui di nascosto. Perché tipo, è vero. Giusto, perché si è accoppiato con un come si chiama, con come si chiamano i cosi, le concubine, i minion, come si chiamano, i serventi, con i serventi, siccome si è accoppiato anche con loro, c'è un quarto figlio e potevi fare tipo il gioco dei troni, perché erano gli eredi dell'Overlord che si combattono per il trono dell'Overlord. Che ci hanno provato a farlo, ma era una merda, che era quello sul Wii, non so se ti ricordi. Ma io di chi non posso tornare indietro? No, okay. Come fai a tornare indietro, scusa? Voli? No, è perché qui ci siamo arrivati facendo... Scende da quello? Beh, no, scende da quello sportellino lì. Che c'è? Prova a votare in un ciaco, ma non penso. Ok, guardiamo qui cosa c'è. Quindi vedi, il discorso qui è il fatto che sono... Dove sei? Non c'è... Ah, è vero, sono gli arcieri cacacazzi. La vedo già una serata lunga e dolorosa, ho capito. Sono un coglione. Male. Ho capito perché non le stai parando le... Perché lo sto parando, ma non me le sta parando lui. Curati. No. Come no. Fa anche danno da fuoco tra le altre cose. Usa poi l'Y, me lo ti ricuri. Ma fare la pipì. Vado a fare la pipì, papà. Poi se non la faccio lì e ti meno con lo spin. Se l'ho fatto prendere fallo la posolina. La batteria. Che cazzo significa prendere? Scusa. Vuol dire che c'è da qualche parte che serviva e non ce lo ricordiamo dove. Ma capi che ti rimane lì, eh? Però non lo posso portare sopra. Hai ragione. Deve essere qui da qualche parte dove serve. Di qui non posso andare. No, sei un coglione. Volevo fare lo spit dall'altra parte, solo che
vaffanculo, perché aspetta, ma li prendere giù no, dove hai preso la batteria? La strada giù. Ah, è vero, questo non l'ho mica visto. Qual è il mimic? Quello più piccolo al centro? O no, è piccolo forse per prospettiva? Come hai fatto a capire? Ma secondo me c'è un modo per capirlo. No, quando fa con la lingua è stato per scappare. Che l'ho fatto in prima volte. Like condivisa, grazie Simone, come sempre, gentilissimo. Sono tutte e tre. Gesù e schiva. Ok. E ti lamentavi che non serviva a niente. Cosa serviva quello? Oh. Ora tanto vale andare a sinistra. Senta, adesso ci posso andare, ma tanto bisogna fare completismo. Quindi intanto facciamo questo pezzettino, perché guarda se c'è vicino un teletrasporto. Mi sarà detto che si faceva una zona per volta. Posso portare? Tornare. Esatto. Vabbè, intanto guardiamo questo dove ci porta. Però perché dovevi fermarti in quello lì dei due? No, anche perché non c'è spazio nel mezzo. Sì, che c'è. Vabbè, comunque siamo. Allora, io non posso dire sulla stessa. Palle. Prendi per raggiungere il suo rosso. Ah, beh, tanto quello del rosso. Cos'è quel verso? Ho sentito un attimo che aveva fatto tipo un rotto. L'hai sentito anche te, vero? Mettici. Siamo pazzi. Ok, eccoci qua. Anche perché in ordine dovrebbe essere proprio il rifugio. La zona del rifugio, il... la prima cosa da fare. Ah, che ci serve? Un ultimo ricordo e un botto di roba. Cioè, vedete, da rimontare alle robe che non saranno fatte. Devi andare a fare più anche te. No.
Allora, quindi si deve andare giù di là, oh, pull giù. Ah, vero, vai tutto giù. Già che c'era una zona nel coso che ci voleva il doppio salto, se non mi ricordo male. E chiuso il segreto. Sei sicuro che si passa di qui per andarci? Sì. Se pazzo. Che non ci si poteva arrivare perché non... Ah, pure. Ho lo start a parete mio. Ah, infatti ho sentito tipo una specie di rutto. È un dubbio. Merda. Ora qui stai, cerchi di guardare dove esce, ecco, esatto. A cazzo, a far culo però. Se no dove era la difficoltà? Memorizzale queste cose. È come quell'altro che ho fatto anche l'altra volta, solo da memorizzare cosa fanno. Al certo dovrebbe andare bene. Aspetta, si ferma la metà. Ecco, non andiamo a rifare una volta. Poi non è detto che funzioni nello stesso modo di quell'altro. Vabbè, intanto però il piccolo già arrivi, non lo posso sapere. Ora ricordati poi quello dopo centro e poi sinistra. O destra, penso sarà uguale. Mirko? Ma in realtà posso stare fermo. Ah, devi saltare in aria. Sempre la gente per domani. Comunque sia anche l'ultimo, come hai detto te. In realtà quello lo puoi anche fa. Ma qui stai fermo. Ora vai avanti. Ora salta e mettilo in alto. Lì il contrario, lascia a terra e poi vieni giù. Perché? Ah sì, giusto. Il primo che viene è quella a sinistra. Ok. Alto. Fatto questo, destra. Perché ti sei mossa all'indietro? No, non mi ha fatto il coso. Forse era fatto troppo tardi. Ok.
Ora alto. Ah, quale super di tipo già farlo? Troppo presto, Mirko. Preso tantissimo, bro. Dove ti va? È destra, sinistra. Destra sopra. Ah, c'è questo. Questo è fetidissimo, secondo me. Poi sopra. Ora aspetta che sia proprio quasi sopra di te. Ora. Di coso, il coso. Rifallo un'altra volta. Bravo. Pigia. No. Mirko, basta che pigi R3. R3, lo prendi quel cazzo di R3, grazie. Sto qua, vabbè. Ti sei incartato in fondo, vero? Oh. Hai incartato in fondo. No, sbagliato. E qua? Infatti in fondo ci sei incasinato quando potevi farlo in modo molto più semplice. Su. Ora a destra. Lascialo giù. È troppo presto. Io non ho capito il perché. Perché ho saltato troppo presto. E comunque questo non ne hai bisogno, basta saltare sul muro e saltarci sopra. Facciamo un problema così. Ah, sì, sì. E secondo me quello che dovesse essere morto prima Mirko era praticamente la battuta finale, perché erano tutto velocemente uno dietro l'altro. Ma perché pigi una volta sola? Porco! E se quando esci, oh, esce da sotto, sei di lato ed usi il muro? No, perché prende tutto il quadro, Simone. Non puoi farlo. Prende tutto il quadro. Così. È una minchiata questa. Sì, lo so. E solo che ti dici per niente. Solo che? È solo meccanico, cioè sì. È difficile. Aspetta, questo è quello così. Poi destra. Lasciato giù. E ora è quello che devi usare R3. Lascialo così. Abbiamo finito? What? Ma cosa ti ha preso?
Sì, però quanto lungo qua. Sì, il problema di queste qui le trovo una micata. È quello come quando che ho trovato io. L'unica bruttezza che c'ha questa cosa qua è che è troppo lungo. Devi aver lasciato mentre eri tra le lame, probabilmente. Io lì tutte le volte mi cado addosso dopo che ti prende le lame in fondo. E no? Però c'è quello, tanto te, questo te l'ho premuto. Tanto sono tutti così. E poi ora dovrebbero venire sulla destra e quindi preparati qui R1. Che uno, salti, uno e lo rifai. Ora dovrebbe partire quello dove gli alterna. Ha ragione Simone, allora probabilmente prima hai fatto un po', curati. Cosa? Poi Com'è che l'hai usato fino ad ora? Ti sei dimenticato il tasto? Lì perché me lo fai un doppio salto per scaramanzia tutte le volte che fai quello. Proprio bellissimo. Ora devi lasciare a sinistra. Il cervello di Mirko in questo momento sta facendo, sta andando in pappa. A terra ora, a terra. Ora più già R3. E quelli che devi saltare, che tanto sono tutte così. E poi c'è quello che devi ricordare di lasciarne uno in mezzo, poi spasti e lo rilasci in mezzo. E ora c'è quelli che si alternano, normale, levalo, normale, levalo. Però devi stare più verso il muro per avere più stamina. O semplicemente metti R1 al fondo se ti crea problemi. Puoi passare anche come fai con questo, senza bisogno per forza di usare cosa. Non lo so, Mirko, è che il tuo cervello sta andando in pappa, sono di riballo. Questo ti prego, quando salti e coso, ci doppio salto. Non posso. Ah, ok. E che lo faccio perché sono stronzo? Lascio la terra, rilascio la terra. Fai lo sprint allora. R3. E questo però sono così, tranne quello dopo che devi lasciare una mamma generosità nel mezzo. Lasciacela. Ora qui stai tutto dalla parte di qua. Riprendilo di già.
Ti ho detto, se sei tutto spostato nella parte... Uno! E lascia sempre un coso. Devi farlo... ma quanti Ubisoft! Quanti! Che palle! Che palle! Reale! Di là devi lasciare. Oh, guarda, è lo stesso. Ragazzi, non ho bisogno di mettere due ore di sta schifezza, basta, che palle! Ma questo è infatti quello che ti avevo detto io anche a Tota, di questo qui l'unica cosa che non ho apprezzato che è troppo lungo. Cioè, non è non è una sfida, romper cazzo e basta. Ora, a terra. E ora c'è quello con gli R3. Perché stare sempre dalla parte... No, quello lì se lo devi lasciare, lascialo sempre nel centro. Ora. Vai. Rimetti. Vai. E rilascialo nel centro per sicurezza. E ora sei tutto dalla parte di qua. Vai tutto dalla parte di là. Veloce, veloce, veloce. Vai tutto dalla parte di qua. Ok. R1. Attento. Rimetti R1. Mettilo per stare più sicuro. Finito. E poi? Il nervoso gli sta facendo sbagliare qua. Sì, perché dopo un po' mi scassi anche i coglioni. Cioè, perché non è divertente. Troppo, dura troppo. Non è divertente, ok. Dopo la parte finita. Basta. E quanto cazzo ancora me lo devi far fare? Ti dimentichi sempre questo, vero? Alto poi. Ora basso. E lascia quello con gli R3. Ora arrivo il coso, altro passo, normale. E che lì là? Lascialo qui nel centro per sicurezza. Rilasciacelo comunque uno sempre. Questo è quello di fare lo sprint, ricordatelo. Solita cosa dovrebbe succedere anche di qua. Ma mi ero dimenticato. Non mi ricordavo il quarto. Te lo ricordavi? No. Di qua. Sì. Ma è nervoso. No, ora che più che altro è che essendo così lungo. Poi a un certo punto incomincio ad accavallare cosa viene prima, cosa viene dopo. Cioè divento chi. Vabbè. Cioè, perché per esempio io ero già quello che devo stare fermo e muovermi. Capito qual è il problema? Che poi dopo diventa talmente lungo
e banalmente te sei già al cervello, col tuo cervello è già tipo 60 passi avanti, perché ovviamente pian piano la sinistra, ma è quello che si intrecciano poi, e pian piano si dimentica che poi ci sono dei pezzi nel mezzo. Ma ah, quello che devi stare fermo. Sì sì, no vabbè, solo che anch'io me le ricordo uno a uno, solo che con un po' ora lo so. Ah, qui sulla sinistra. Non so. Ora giù. E poi c'è tutto il pezzo quello del R3. Ah, poi c'è cominciato a tenerlo. Sì, e questo pezzo qui l'ho trovato troppo lungo io. Per me non ha senso. Ora quella 3 che venga di qua. Le prime 3 sono normali. Oh, che erano normali. Oh. Ora c'è lo sprint. Ah no, dopo. Dopo questo allora. Dopo questo proprio lo sprint. Ricordati che questo... Ma stai più, più attaccato in fondo possibile qui. E ora dovrebbe essere quello che scendo, no? Sì. Destra. Ora è un po' centrale. Dovrebbe essere più di uno addirittura centrale, se non mi ricordo male. Quanti ce ne... Perché la rete al pezzo finale lo devi premere quando vedi subito appena escono. Lo so, Amir. Penso che appena lo finirà, fa Mirko, ho perso 8 anni di vita. Solo perché è noioso, non perché è difficile, ragazzi. Non è difficile, è una gimmick, impari, memorizzi e via. È che è troppo lungo. Questa roba qui, ragazzi, a qualsiasi programmatore all'ascolto, a un videogiocatore, a ste cose non si divertono se dura troppo. Diventa semplicemente un tedio. Basta, sì. E ora dovrebbe esserci L3. R3. Ma c'è quello ta 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 ta. Rimettilo subito. Ok, ora dovrebbero essere quello che spuntano. Ah, uno lascia perché è vero che ti serve dopo. Che è l'ultimo di questi, mi pare. No? È quello dopo? No, è in quello finale, nell'ultima tranche di adesso. Ultima tranche, come direbbe il nostro bomba che fa nel farino. Ora dovrebbero venire quelli così, tutto prima... Ah no, ah no, è vero, quello c'è... Ah, ricordati qui l'ultimo. Levalo, e al terzo devi... Esatto, ora dovrebbero scendere. C'è uno sulla sinistra, sinistra, poi destra, centrale. Toglilo. Ora questo appena vedi premi referente il coso. Vai, vai su il clero. Cos'è? Una skin. Ma seri? Seri? Ragazzi, c'è una sfida del genere per una skin? Fa bene.
va bene. Okay. Posso bestemmiare? Sì, sì, sì. Allora, io direi di andare verso sinistra e andare a vedere là sotto. È tutto quel pezzo là, sì. Cioè, una cazzo di rottura di cazzo del genere per una skin. Ok. C'è altro, eh. Di la verità, quanto hai tremato all'ultimo che hai fatto troppo tardi e hai detto vai, ora è finita, mi tocca rifarlo. Oh. E invece era proprio l'ultimo, quanto hai goduto per una skin. E Mirko sta morendo dentro. E almeno dammi uno spazio in più nei ciondoli, dammi e dammi veramente. Ah, vai a salvare. Tanto devo, scusa, se mi teletrasporto qui fu prima. Ah, capisco. È tutto sui teletrasporti. Aspetta, visto che ci sono un po' di... A volte devi sudare per avere poco. Allora, io penso che questo sarà 2. 2, questo non si può potenziare. Metti solo spie sul coso. Levi gli esclamativi, almeno non c'è un po' con gli occhi. Cosa vuoi fare? No, volevo dire se c'era bisogno di potenziare altra roba. Ah, vabbè, quello ci si pensa poi. Anche perché ci interessano le medagliette, mi interessa prima pensare alle armi, poi se avanza qualcosa si pensano ai ciondoli. Quindi da qui devo andare giù per scherzozzi. Salva. Non è sempre stato e non c'è sempre stato. Perché? Perché ne viene il simbolo del chakra e non della freccia? Ah, perché si trova. No, è perché è l'ultima cosa che hai usato, Mir. Giù e sinistro. Non cacarmi il cazzo, per piacere. E ora il primo buco vado verso il basso. Non mi... No. È morto da su. Cosa rilanciamo qui? Ah, indietro non c'erano. Vabbè, intanto guarda se lo trovi. Dei barili. Ma questo non ti. Aspetta. Entra col posto. Vai, apri. E tu che cazzo sei? E mi ricordo, c'è tutta la mappa su. Vero anche questo. Infatti ti ha dato tutta la parte sotto e sopra. È tutto il cupolone lì. Il cupolone! Non so se c'è roba esplosiva da qualche parte. Oh, quello? Eccoli. Eccoli. Salve. Alla prossima. Tanti cari. Come sei stato accettato? Tanti cari saluti. Un bacione alla mamma. California. Californication. No, lo vedi Mirko, devono sembrare dei quadrati.
Dai, nel dubbio la faccio con. Fatelli. Quindi, ah no, vieni da di là, guarda, c'è il buchino. Tanto spaccati le strade. Quella testa là sotto non mi ispira fiducia. Dice? Ormai? Se glielo pari, glielo tiri indietro? Aspetta, non c'è un cazzo. Era così, per curiosità. Quindi in realtà quelli non servono un cazzo. Quello sì, però. Ah, questo dovrebbe essere l'ultimo, guarda un po'. Quindi ci mancano due monete e 7 e 13 scrigni. Che da 19 a 26 su 5. 13 sei un po' aggressivo, cioè. 13 sono 32. Prova a pucchia lì. Ricordo, quando vedi quelli fatti così. Invece quando si fa la mano da solo. E l'hai fatto solo perché volevi che si ammazzasse da solo. Allora, sì, lì l'ho visto, però volevo vedere. È stato fallo, scusami. Ah, guarda, lì c'è uno shortcut. Baffalo. Vabbè, intanto no, vai lì. Perché non volevo. Vieni da di là. Da qui. L'ho perso. Qui sopra. Ma questo dovrebbe darci anche uno intero, tra l'altro. Ah no, ci manca proprio. E comunque non abbiamo ancora trovato neanche tutte le mappe, perché sennò penso... Già, anche quello viene considerato un tesoro. Cosa? Quello si è preso prima. Sono questi che non vengono considerati tesori. Ma questo è proprio extra. Ah, ci sta. C'è anche un altro. Ok. Ma perché secondo me ci siamo già venuti qui, ma non abbiamo finito, non abbiamo potuto finire. E vedi, questo è aperto. Ah no. Ma guarda dove lo penso. Guarda a modo di conto. Pure l'avevi detto, visto questo? Non è un po' di niente. E qui si apre uno shortcut. Che non ti dispiace. Però ce la può dare tutta la zona andando in su. Questo. A quanti siamo? Due. Ma con altre due. Ah, vedi se. Quello considera. No, aspetta. Questo non lo consideri qua? No, perché se no siamo a 21. Ok, quindi io c'è anche tutta la parte. È la pimmena. Non te le levi dalle palle. Sopra sicuramente no. Ti ricordo che li puoi lanciare anche le bombe. Buono. C'è il pressino. Io non tentolo sempre. Ok. Oh no, però non è.
esercito nemico non si faranno uscire, non ci faranno uscire per combattere, giusto. Posso passare lì, metti di qua. Mancano per salire, questo è un mimic. Lo so. Ah, okay. Ok. No, quanto non se ne trovava uno. Quindi, meno due. Quattro. Ah, questo è un altro modo per era, un altro modo per salire. Vado. Quanto mi sa di segrete queste? Ah, l'occhio! Che dovremmo averci quello effettivamente. Ok. Lanci poi la palla. Allora, ci stanno, cioè? Ci faranno uccidere più per combattere. Ma questa è la. Questa è l'archivi sacri però. Da questo lo faccio giusto perché sono qua. Però non mi interessa ora. Allora, il grigio, se non sto vedendo male, si è fatto tutto. Grigio mi sembra che abbiamo fatto tutto. Giusto, giusto, giusto. E vedi? E ora quindi c'è da... Come si dice? Fare un po' di backtracking. Vedete dove cazzo sono pezzi. E qui mi manca. Ecco, oddio. Ora tutto sommato averci l'uccellino non sarebbe male, però sto pensando. Dicevo Andrea, no, come ora praticamente il grigio si è fatto tutto, e c'è da guardare. Dicevo, a sto punto mettersi questo non sarebbe sbagliato. Vedere se c'è qualcosa al giro. Anche se mi dà un fastidio. Però almeno ti dovrebbe dire appunto se ci sono. Guardate lì, non andavo. No. Ah, ok. Allora, quindi questa però è un'altra zona. E questo io quasi quasi guarderei questo, che è un posto unico, che c'è solo un archivio, un tesoro e una moneta. E poi guardiamo tutto il resto. No, in realtà lo faceva anche prima, è per questo che lo odiavo. Anche se era una zona già fatta, era un ultimo orb. No, vedi, per esempio non ti cinguetta per lo schiglio lì. Allora io direi che però questo facciamolo subito, che è una cosa a sé e c'ha 1-1-1. Dovrebbe essere questa la zona. Ah,
c'è qualcosa nei paraggi che lei si muove, vedi, si muove più veloce. Ah, questo è il primo scrigno. Insomma, vedete la tua skin, eh? Cremisi. Vediamo. Ma decisamente il mio è stato un pelo più difficile da prendere. Abbastanza. Com'è? Y. Vediamo questa cremisi. Ce l'ha così, eh? Ecco, non l'ho voluto fare io quella merda, quindi posso dare ragione, ma anch'io ti ricordo che anche la prima volta che ne ho fatto uno io te lo dissi palesemente, non mi piacque perché era troppo lungo. Non era più giusto effettivamente, qui non sono più ora, vedi, no, secondo me la cosa più giusta quello lì devono fare tutta la parte prima dell'R1 a un piano che è quello che apriva per quello di sopra e ti faceva tutto il coso dall'R1 in poi, cioè ti dava una sorta di save a metà. Allora a quel punto sarebbe stato ok, ma poi tra l'altro mi viene da dire tutto quello per una skin un po' la stramaialaccia infame di chi te lo dice. Ah, era uno di guerrieri. È vero, anche loro ti danno un coso di serze. Beh. Allora, era un punto dove sembrava ci potesse salire, giusto? Guarda iniziare questo quadro o in generale? Si riguarda, si è mandato un buco. Amava anche la... Allora, Mortesa nutriva una certa ammirazione per Menolias. Amava anche la poesia e aveva l'abitudine di comporre poemi in ricordo dei soldati caduti dopo ogni vittoria. Quindi monete prese tutte, là ci manca solo un collezionabile. E quindi sono abbastanza semplici da vedere. Veramente, qui dentro. Ah, ci si posa! In trappola, non si torna indietro. Quindi qui abbiamo preso tutto. E che c'è? What is this sorcery? C'è riportato indietro. Ok, quindi qui abbiamo trovato tutto. A posto. Perché questo è l'ingresso. Sì, sì, è l'inizio del gioco. Appunto. E quindi non ti fa uscire, cioè questo è definitivamente, ti ha detto te di qui non puoi più uscire. Sì sì, ma infatti è carino perché dice te non puoi tornare indietro. Source. E ora noi qua c'è da trovare cosa ci siamo dimenticati. Ora si fa tutto il giro. È un bel pezzetto. Ma insomma, intanto guarda da dove te sei adesso. Fai magari tutto la cosa o sotto e poi ti... Questa tanto è quella che hai fatto te adesso, quindi sì, infatti non ha molto... Casomai riguardiamo a modo questi, questa zona qua, perché questa, anche questa l'hai fatta adesso praticamente minuziosamente. Quindi secondo me cambiare proprio da qui in poi. Non ricordavo che vi fosse quello. Mi va riaperto da di qua. No. No, quello è proprio chiuso di suo. Ok. Questa è la zona che hai visto te prima. Uh-huh.
Ok. L'avete già esplorato? Sì, 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 infatti solo magari tipo è un passaggio segreto, una zona che magari si è visto di poterci entrare, ma quando l'abbiamo visto non ci sapeva il piccione, il movimento giusto. Ma guardiamo qui. È un pezzettino. Qui era proprio già una sfida per casa. Neanche me lo apre. No, è fatta apposta perché almeno così tu debba fare il giro per forza. Bello che con tutte le cose di movimento di adesso, gran parte degli enigmi ambientali dell'inizio diventano praticamente di una puttanata. Allora, questa era proprio una zona enigma a sé. Meno 3. Mancano due monete di servizi. E ora un attimo. No, è perché mi sono... Io non ti fa tutta la zona qui per ora, se no ci si incasina. Facciamo tutta la zona bassa e poi incominciamo a rifare tutta questa zona. No, dicevo, mi sono attaccato le due monete di servizi. Che... Macchine probabilmente era come quelle già viste, ma non ci si poteva arrivare per via del movimento. Che noi ci siamo detti, vabbè, tanto avremmo dovuto rifare tutto il coso. Effettivamente ha un senso. Tanto vedi, lo stiamo rifacendo. Allora facciamo prima questo pezzettino e poi si riscende sotto. Pensiamo sempre a quelli un po' più difficili. Perché questa è una cosa che avevo fatto ieri, sai? Ma c'è il nero qua sopra. E? Poi avevamo casinato semplicemente la mappa. Sono incasinato la mano. Io sono quasi sicuro di averlo fatto. Averlo fatto ieri. Vai. Ci sta. Vai. Ora
Però non ci interessa più che stia sopra, cosa si può andare direttamente col salto sotto al muro. Ah, consiglio Mirko, non lo pensare come Perry il coso, puoi farlo anche un pochino prima, perché finché stai, vedi tutta quell'animazione di giallo è tutto Perry. Vedi? Quando fa quello. Giusto. Quindi lo puoi fare anche leggermente prima. Qui c'era già uno spiglio. E questo era quello che si vedeva da sotto. Ok. Anche perché comunque sì, è un aiuto ragazzi, ma fino a un certo punto, anche perché poi la cosa la devi prendere. È come quando la gente dice ma non voglio i segnalini sulla mappa. Hai ragione, ma anche se te lo segno, c'è da prendertelo, eh. Non è che c'è segnato vuol dire preso. Semplicemente mi levi, come si chiama, la noia di cercarlo. Voi continua a dire, al massimo fai come l'hanno fatto con Sentero 3, cioè con Sentero, che banalmente è una feature, ovvero che non te le vuoi cercare uno a uno per i fatti tuoi, non prendi la perk che ti mette i segnali sulla mappa. Andiamo a vedere con la massima banalità. Non capisco perché. Cioè, devi. Perché non ti piace a te, gli altri la devono avere per forza come te. Cioè, è una feature. Ma infatti te l'ho detto, la meglio l'hanno fatta anche nell'ultimo. Allora, la meglio l'ha trovata secondo me Ubisoft. Con gli Assassin's Creed. Ti do la possibilità se non avere o come in questo, se non avere o avere i. Come si chiama? I segnalini. Vabbè, mi ha rimesso. No? Ma se ce le vuoi. Non la spunti, se non ce la vuoi metti la spunta che non li vuoi, fine. Che fa? Nessuno ti obbliga. Infatti come la gente si incazza fa ma io la voglio solo in inglese. E amico mio, puoi scegliere la lingua. Nessuno. Allora, noi prima si è fatto solo questa parte qua. Quindi io direi, guardare intanto tutto a modo questo pezzo qui centrale. Senza uscire. Sì, oggi fanno. No, più che altro è che. Cioè, capisco magari soprattutto per giochi online. E noi bisogna imparare l'inglese. Escono tanti bellissimi giochi che voglio giocare. Capisco magari appunto quelli del. Come si chiama? Soprattutto per, che hanno una forte componente online. E molti dicono a sto punto non metterlo, cioè non mi interessa l'italiano, perché tanto se devo andare a cercarmi roba e cazzate varie, diciamo che a parte come fai, anche perché non ci arriverei, quindi devi andare a cercare roba nelle guide, nelle wiki. Però questo Allora, un momento. Proprio di così io non posso andare. Lì è una moneta. Ok. Ok, almeno una moneta. Ok. Però non ha fischiato. Quindi quelle monete non fischia. Dovrei passare per prima per la parte sotto. Ah sì. Perché non ha fischiato quelle monete? Non le ho idea. Ah, su, il problema è che. Chi lo vuole in italiano però? No, Asu,
buonasera. Io sono dell'idea, capisco, e veramente capisco, e spesso e volentieri, guarda, condivido anche il discorso del sì, determinate cose la traduzione in italiano alle volte la snatura, come si dice, snatura l'opera originale, perché magari si prendono un po' troppe libertà, alle volte appunto cambiano determinate intenzioni dell'opera originale, e sono completamente d'accordo. Però la mia idea è, se però ti fa cagare, cioè se hai questa opinione, perché però tu devi privarla alla gente per la quale potrebbe essere utile? Cioè, ripeto, un conto è il gioco che ti dice, ah, io ti esco con la traduzione italiana obbligatoria, non puoi cambiare la lingua. Mentre, sì, come hanno molti cloud, niente, esattamente, rock, eccetera. Allora lì. Vibrato. Allora lì ti direi, fantastico, beh, c'hai ragione, perché se io voglio conoscere i termini in inglese, eccetera, perché magari se devo cercare nella roba, figurati se esistano. Sì, come al solito, tanto se devi cercare delle Wikipedie o delle wiki, tanto è meglio trovarle in inglese, perché l'italiano, uno lo Google Translate e fai vaffanculo, mi vado a vedere la cosa. O se no se le fanno. Tipo il primo capitolo se ti va bene e poi la lascio lì. Che fai? Non le pare, porco il cazzo? Quindi il discorso è che, cioè, fin qua io sono sempre dell'idea, fin tanto che si tratta di una feature, cioè di un qualcosa che appunto non è obbligatoria, ma lascia far cazzo che vuole la gente. Ah, qui mi sa che c'era una moneta e l'avevo già fatto. Cioè, come io continuo a sottolineare, secondo me ci dovrebbe essere la scelta della difficoltà nei Souls. Nessuno mi toglierà mai dalla testa questa convinzione della serie. Vuoi giocare l'opera nella modalità pensata dagli sviluppatori? Fallo, nessuno ti rimprovera. Allora, la cambiare della difficoltà no, ma metterei delle cose della scelta dell'accessibilità, come hanno fatto quelli di Rogue Legacy. So che ti sembra la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. Perché lì non c'è la difficoltà, lì c'è semplicemente di modificare determinati parametri per renderti più o meno godibile la cosa. Io infatti te l'ho detto, la scelta migliore ad oggi, dove qualsiasi gioco dovrebbe copiare, è quella di Rogue Legacy 2. E ti alzi, puoi alzare un po' più, alzare o abbassare l'energia dei nemici, o alzare o abbassare il danno dei nemici, e altre determinate cose. Scegli i parametri, non c'è il livello di difficoltà, scegli semplicemente qualcosa per renderlo più o meno giocabile. E addirittura puoi farlo in tutti e due i sensi, infatti lì sono stati geniali. Ti sembra troppo difficile? Abbassa qualcosa per renderlo giocabile. Ti sembra troppo facile? Alza qualche parametro per fartelo più difficile. L'hanno fatto per tutti, e per questo che per me, ripeto, Rogue Legacy 2 è un sistema che dovrebbero utilizzare qualsiasi videogioco. Perché, ripeto ragazzi, ok, parte nel gioco standard, che è la difficoltà normale, che tra le altre cose che neanche nessuno, tutti giocano, perché o giocano la modalità facile o la modalità difficile, quindi la gente fa, ma come pensate ai videogiocatori? Allora perché tutti su Twitch fanno solo la difficoltà difficile? Non è quella che hanno pensato i videogiocatori, il difficile, sì, i programmatori, è quella normale, è quello il gioco. La difficile è già una cosa che va a stuprare quello che ha fatto i programmatori, perché è semplicemente un alzare di percentuali e basta. Quindi neanche quello è il gioco vero. Quindi se volete fare tanto i fighi, lo fate semplicemente perché volete far vedere di avere il cazzo duro e basta. No, lì c'è già il palese. Quindi quando volete fare, aprivi, cioè riempivi la bocca, ma perché io voglio giocarlo bene. No, non lo state giocando bene, perché non è come l'hanno pensato i programmatori.
programmatori hanno messo il difficile perché sanno gente che c'è gente malata che ha bisogno di far vedere che almeno nei videogiochi è brava, e allora utilizza quello. Cioè ragazzi, ma non è il... Sì, infatti, ma ci manca un pezzettone. Ah sì, no. E ripeto ragazzi, per l'amor del cielo, ci sta che volete giocare a difficile perché se no non vi divertite, avete bisogno dell'adrenalina, ci sta, lo capisco anch'io, sì, diciamo, chi gioca a difficile, però è, però no, ripeto, è quello che ci abbiamo fatto un'intera live, ragazzi, è gusto vostro personale. E come vi abbiamo detto, perché il tuo, cioè perché il tuo modo di giocare deve essere per forza l'unica via, devono giocarci tutti, cioè ognuno può, avrà il sacrosanto diritto di avere il suo modo di giocare, cioè esatto ragazzi, quindi quello che vogliamo fare è dirvi noi che alcune volte anche noi ci possiamo incazzare su determinate cose, ma poi costantemente vi diciamo, però attenzione, questa è una cosa che sta dando fastidio a noi, capiamo perché altri possa piacere o meno, per esempio i Souls io condivido e sono completamente d'accordo che andrebbero giocati con la difficoltà creata da From Software, ovvero difficile, perché il gioco è quello, è come un Souls like, se lo fai, scusatemi, un roguelike, se lo fai troppo difficile non ti diverti, o anche un dungeon crawler, se è troppo facile non ti diverti, il gioco è proprio metterti costantemente con le spalle al muro per farti ingegnare su come andare avanti, vero? È vero che quello standard andrebbe giocato così, vero? Per noi. Però perché io devo privare a qualcuno che è estremamente interessato al titolo, ma per lui è sempre stato però una barriera troppo alta da superare, quella della difficoltà. E allora ecco dove Rugrats è stato geniale. Puoi abbassartela. E va. Cambiando dei parametri e poi giocarci. Vinto tutto, finalmente uno che voleva giocarci ci gioca, potrebbe anche diventare un'altra persona importante per la vostra community, perché potrebbe trovare delle soluzioni che lui, siccome essendoci la prima, che tu non avresti neanche pensato. Ma perché privarlo di quel gioco? Perché diventare come si chiama? Elitario. Elitaristi. Perché il videogioco è bello, perché è vario ed è per tutti. Poi, ovvio che esistono le nicchie, ovvio che esistono i generi. Quelli sono gusti personali. No, più che altro i generi, perché sono stati creati appositamente, appunto, per essere una traccia, non una cosa inderogabile, ma una traccia per farti capire, ok, cosa stai andando a giocare. Ma perché ci teniamo così tanto a non far giocare? È come quelli che giocano la prima volta League of Legends, o i deficienti... Cioè, o la gente poveraccia che gioca ora World of Warcraft. Non puoi fare raid, non puoi fare dungeon, perché per la gente malata lì dentro, malata, perché è malata, io è per questo che bannerei i cosi, come si chiamano le app che metti su WoW. Ah, le mod. Sì, le mod, che non si chiamano mod, c'hanno proprio... Sì, vabbè, gli add-on. Ecco, gli add-on che metti su World of Warcraft, dove vanno a vedere il tuo punteggio e su quello si basano se sai giocare o no. Ma sei scemo? Io potrei essere anche l'uomo più bravo, più bravissimo a giocare tipo raid e essere un mostro. Ma se non mi permettete di farci, di provarci, perché guardate il numerino e quindi mi rifiutate di scatto, io come faccio a migliorarmi? Ma entro in una gilda. Ragazzi, ma non tutti hanno il tempo di stare in una gilda o dietro una gilda. Io ad esempio, io non sono mai entrato con una gilda perché so che avevo a disposizione al massimo 3 ore la mattina, e chi cazzo è che c'ha 3 ore la mattina? Solo i disoccupati o i vecchi. Tutti gli altri o lavorano o vanno a scuola. Che cazzo ci gioca la mattina a World of Warcraft? O no? Sì, ho gli universitari che stanno facendo ancora nottata. Esatto ragazzi, e quindi io non sono mai entrato in una gilda, non perché non volessi entrarci, capiate bene, anzi desideravo io entrare in una gilda perché volevo vedere completamente World of Warcraft, che la parte che a me mi interessava di World of Warcraft era il social, era la community. Ma mi ha deluso, perché? Perché devi aiuto, la gente ti pisciava, se sbagliavi in un dungeon ti uccidevano. No, invece di spiegarti la meccanica. Per fortuna c'erano, ma ragazzi, ma presente Birkeb, l'abbiamo fatto vedere anche in live.
su 10 dungeon e trovi uno con le persone che ti spiegano le cose, le altre 9 ti buttano fuori, ma perché questo non lo sa fare, insegnami porco il cazzo, non è che stai facendo le mitiche dove le chiavi sono te le devi andare a farmare, sono quelle aperte standard, che cazzo te ne frega. Ed è per quello che io a un certo punto ho dato forfè a World of Warcraft, non perché non mi piacesse più, ma perché la community me la fa, ah, questa era l'arena. È perché la community me l'ha fatto sta sul cazzo. Ed è il motivo per cui io non gioco a League of Legends. Perché io, ragazzi, voglio videogiocare. Non voglio stare lì a logorarmi il fegato con una community che ogni 3x2 mi deve dire che c'ho i genitori e la mamma che fa strani giochi o strani lavori e roba del genere. E io voglio giocare. Nel momento in cui c'ho della gente che mi impedisce di giocare perché sono delle persone simpatiche, io a quel punto mollo semplicemente. Questo mi sembrava quasi un'uscita quello. Ma quindi ci devo andare per forza? Beh. Vabbè, sembrava quello che ci passi. E quindi, ragazzi, mollo. Ed è una cosa che io spero che, ed è per quello che in realtà ero più tentato di giocare il classic che il retail, perché per me il retail purtroppo ad oggi è, per un neofita è praticamente ingiocabile, e poi per me è recuperabile perché si è andato a perdere tutto quello che MMO dovrebbe fare. Infatti dovrebbe essere un MMO e la community dietro. Cioè l'MMO, ragazzi, vive per la community. E se è la stessa community che mi impedisce di videogiocare, io cerco altrove. Cioè, ragazzi, l'unico per ora community, ora non so se, ripeto, non so, qui mettetevi le mani, cioè mettiamo le mani, non le mani avanti, ma 250 mani avanti. Non so se abbiamo avuto fortuna noi. Però, ragazzi, l'unica community perché per ora ci inchiniamo solo quella di Warframe. C'è una community che appena siamo entrati abbiamo provato, ma non mi ci avvicino neanche, cioè, non mi ci avvicino neanche col cazzo di qualcun altro, cioè ci sono avvicinati, cioè già 300 persone a dici guarda prova a fare così. Cioè, entrarono in chat, cazze varie, in live, che faceva, oh ragazzi, ma se te ne offri, ah guarda ti do di, cioè non ci dicevano state sbagliando, fa guarda fallo, però se fai questo meglio, fa guarda se sei, che noi tutte le volte ti faceva, ma questa cosa io dove la trovo? Non te lo spiega il gioco, e ci dettero le nozioni base che effettivamente il gioco non spiega. Cazzo, trovala un'altra community del genere. Ma magari abbiamo avuto culo noi, cioè. Però, ripeto, su 3 live che abbiamo fatto, su tutte e 3 le live è successa una cosa del genere. Cominci a pensare che effettivamente è proprio la community allora essere. Infatti dicevo, prima guarda. Ma intanto guardiamo tutto lì. Infatti sto dicendo guarda l'uscita lì, che tanto guardi quelle lì e poi torni giù. E comunque questo fa sempre parte della città bassa. Sì. Il piccione non picciola però. League of Legends farebbe impazzire. A parte il fatto che io ve l'ho sempre detto, League of Legends io l'ho visto, non mi piace. Ora la gente mi verrà a dire sì, ma c'è tutto il tatticismo degli oggetti, vero, però purtroppo ragazzi, io e Mirko abbiamo giocato quella cosa che si chiama Warcraft 3 e abbiamo giocato quella cosa che si chiama Starcraft e Starcraft 2. Questa cosa si lava subito dalle palle. Starcraft 2, e c'è un enorme problema che io l'ho visto, bello, bello, capisco. Allora, c'era il commerciante quello particolare, lo capiamo perché piaccia,
Ah, questo si compra con le cose di Serz. Compriamone, invece ce l'abbiamo unico. Ma diminuisce. Ah, questa zona è come quella di Hollow, che sono, che ti danno un bonus, ma ti danno anche un malus. Poi confermare l'acquisto, sì. Ah, cazzo, questo ti fa vedere la barra anche di salute dei nemici. Vabbè, io però questa roba la compro sempre. Se bisogna fare il completismo, anche questo secondo me entra nel coso del completismo. Non mi credo che effettivamente il contasse. No, non penso che conti come. Comunque stavo dicendo. Cosa stavo parlando qui? Per i commenti. Ah sì. Ma comunque ripeto, di League of Legends, ragazzi, l'ho visto carino, ma io ripeto, ritrovo per me è la versione facile di Warcraft 3 di Star. La versione picchietta è la versione edulcorata, nel senso. Sì, no, no, facile è sbagliato, effettivamente. Come si chiama? Non facile, ma termine giusto è semplificato. Perché ti è andato a levare tutta la parte gestionale per vedere solo io. Mi ripeto, ragazzi, ho sbagliato io il termine, non intendo facile, è semplificato. E io, ragazzi, preferisco più l'RTS. Per fortuna mi sono disintossicato dagli RTS, perché c'era un periodo in cui io c'era StarCraft 2, il computer di StarCraft 2 mi odiava, mi faceva vai a giocare altro, rotto il cazzo. Quando arrivi e metti la difficoltà massima e vinci, è quel momento in cui dici forse ci sto giocando troppo. Perché sapevo già la momenti in cui se non giocavi alla difficoltà massima praticamente no che non c'era neanche no spazio. Infatti era arrivato così che il mio cervello aveva capito il partner del PC, del computer, perché ovviamente è una macchina e comunque per quanto possa fare delle cose pensate, non c'era lì di adesso, mettiamola così, sì, pensate, è comunque una macchina. Alcune mosse sono comunque preimpostate e io quelle le avevo già capite, cioè a un certo punto l'avevo già capite che io facevo più velocemente le cose del computer perché sapevo già dove andavo. Ah, guarda, questo c'è proprio il soffitto, ribalzava sul tetto. Sì. Ok. Si esce. E quindi a un certo punto ho detto basta. Ma perché io sono sempre stato così nei videogiochi. Nel momento in cui, ve la dico alla Matrix anche se fa ride, vedo il codice, mi annoio. Perché a me il gioco deve essere qualcosa che mi deve stupire tutte le volte. Infatti spesso e volentieri mi ritrovo anche spesso a far finta di non conoscere il gioco. Quindi che non sia esistito, che ha tradito, porterà allora, per l'extinguo. Quello è Simurgh. Quello siamo. No, un altro. No, sì, siamo noi, il leone bianco, e quell'altro penso sia il principe. Questo è l'assassino che abbiamo scoperto. Questo è il combattimento che abbiamo fatto, però, quando lui riesce a uccidere il principe. Che cazzo sto vedendo? Una montagna di fuoco, quindi questo probabilmente non l'abbiamo ancora visto come evento. No. E questo è un po' zozzo. No, non è il tuo, non è il mio, è il tuo, che era fatto più blu. Quel rumore lì lo fa solo il tuo. E quindi io poi a un certo punto mi annoio. Perché non mannaio, sì che non mannaio, no che non mannaio, no che non mannaio. Tempo.
come ad esempio alcune cose molto ripetitive alcune volte tendono molto a stancarmi. Ah no, questo sono sicuro di averlo fatto. Io sì, anch'io sono sicuro che ce lo siamo qua. Allora, che è quello che faccio io quando vedo un gioco in live, quando veramente lo gioco, penso che faccio finta che non lo ricordo. Io il problema per esempio Simone non ce l'ho, perché io ho veramente una memoria che fa veramente schifo. Allora, se mi parli della narrativa me la ricordo, quella me la ricordo tutti. Se mi parli di gameplay, fatto. Abbiamo già fatto, c'è la boccetta. Se mi parli invece di gameplay, allora lì la cosa cambia, perché appunto non riesco a farmi tipo Andrea che si ricorda ogni minimo passaggio. Ma guarda che io vorrei te l'ho sempre detto più volte, io vorrei essere te. Il problema, io ho una dannazione, ragazzi, molti giochi se mi piacciono, anche se li ho giocati una volta, probabilmente ce l'ho già stampati in testa. Infatti l'unico gioco in cui anch'io arrivo ai livelli di Andrea sono appunto i GDR, quelli occidentali, tipo Dragon Age, perché in quel caso il gameplay si lega talmente tanto alla narrazione che banalmente appunto basta che ripesco quel momento narrativo che già mi ricordo dell'acqua, okay, qui ci si mena, qui no, qui c'è una trappola. Quindi te comunque batti comunque al muro, Andrea, prendete me 50 bocca a culo. Metto batti al muro. Qua, te batti comunque. Batti, sempre. E fai come l'Euronics. E se facessero come metti un Miyazaki, il muro segreto dietro il muro segreto. Che belli su, invece un secondo che è un segreto che non lo troverete mai, facilmente. 20 minuti dalla luce del lancio, ma intendi questo col doppio. Anche questo mi ricordo che è una delle ultime cose che abbiamo fatto in live. Vai? Probabile. E mi ricordo anche addirittura di averlo fatto io, guarda, ti dirò di più. Mirko Sissa o Mirko Kagera. Cazzo, fatelo parlare, ce la c'è più mento. No, perché? Non so, però no. Quindi vuoi dormire? Io sono per il full porn. Questo è per l'analcop. The Cox, the Fox. Prendi un fissi, trattalo male, buttalo giù dalle scale. Ah, questo era quello per aprire la porta, che me lo ricordo che era una minchiata. Tra virgolette, ovviamente. Voglio eliminarti. Io non voglio diventare un criminale. Andrei a diventare un criminale, ma non quello tranquillo, eh. Però può diventare il criminale vero, può andare in giro col ferro e dire io sono un criminalista. Che può essere il ferro, può essere più, ma se io e ti spara un ginocchio. Io ti giuro, facciamo così, le prossime volte giochi te nella seconda parte, a parte no, la palestra. Infatti io. Ricordati sempre di attaccare i muri. Lo faccio, ma si vede quando c'è, è un quadrato metto. Basta bene qua. O se il primo coso che si trova era perché dietro un muro che non hai colpito ti picchio. Chiedo. Ma io non sto troppo. Dai, ci sei andato? Sì, abbiamo già fatto tutto qui. Faccio da guardare qua. Tutto.
Che ancora ci manca una moneta e due screen addirittura. In realtà a me la cosa che mi sorprende di più è la moneta, però abbiamo visto che in realtà non sempre. Ma soprattutto sto piccione di merda neanche. Neanche picciona vicino alle monete. Infatti. Ma di meno, mi hanno fatto cacare addossissimo. Tipo vedi sono come questo. Era quello lì che si è visto che ci devi usare in scivolata, che mi sa che forse si è crash, si è crash, no, anche ah, pallone è proprio. Ho preso quello, non è quello, qualcosa si è lasciato comunque, però guardiamo qua sotto questo. Ah, questo era semplicemente... Semplicemente ovvio che ti hanno sfottuto. Ma ha posato il piccione o... E qui semplicemente salve. Yeah, così bene. Non si vede? È carino mio fratello, gli fate un pat pat e ci ste, boh, fate hashtag pat pat sulla testa a Mirko. E lo fa solo per voi, lui sta facendo di tutto perché deve sentirsi arzillo, sveglio. Ma guardateli gli occhi, di la verità stai morendo, sei sincero con la gente. Io... No. No. Non mi sa no. Ah, quelli che hanno preparato la tipo. Del tipo l'otto del bosco. Sì, tra l'altro anche quella, no? A me mi fa sorridere ogni tanto, no? Lo sviluppo, lo sviluppatore Ubisoft. C'era davvero bisogno di quello? Perché? Qual è il suo ruolo all'interno del sistema del gioco? Essere il mercante nascosto come tutti i come tutti i dungeon crawler. Essere un mercante che diventa giusto due oggetti messi in un punto random della mappa. Ah, questo è quello. Col cheat. Un giorno che andiamo a diventare un cicero. Shit, ho detto un cicero. Ah, nessuno diventare un cicero. Un cicero. Questo perché mi ricordava la cosa? Che l'abbiamo già fatto. Anche recentemente tra l'altro cosa. Cosa? Questo l'abbiamo fatto anche recentemente, come cosa? Infatti non capivo cosa. Tanto, questo anche recentemente, cosa? Non hai messo il soggetto? Guardavo loro.
qua sopra. Uccidi il tuo nemico. Uccidilo. Comunque ho la nostra fortuna, non si smentisce mai, eh. Non ne mancano, ne mancano due. Beh. Una cosa stranissima. Ah, che qui c'era una moneta, appunto. Io mi ricordo che la prima volta non me ne accorto del muro. E dicevo, e come cazzo pretende che ci si... No, volevo... ho visto una cosa là. Lì c'è una cosa là, dici che c'è di facendo il salto dal non lo so. Ma c'è la sfondo proprio, come sa. Che sfondo. Un attimo però, pensavo tu ci fossimo andato sopra per davvero, lo sai? Anch'io, però invece la sfondo. Queste zone ora controllare bene, perché comunque essendo abbastanza strette potrebbero nascondere muri segreti. Sì, allora, completamente, cioè, completamente attaccato proprio. O magari, visto che è così, non lo so se sono un po' per senza segreti, però. Merda. Ah no, questo era lo sprint. No, no, tanto devo fare per forza. Merda. Ah, guarda, si è fatto sicuramente di quello, non si piove. Però non è tra le prime cose che si... No, so, le prime cose no, perché comunque... Ah, sicuramente... Il doppio salto serve qui. No, ma infatti, quanto si è fatto, e comunque cosa relativamente di recente, perché appunto ti serve il doppio salto, il dash... Fatto da fastidio per caso sul grilletto, si sì, sul grilletto, su. Ah! Non lo ricordo io questo. E poi... Dai. Mm.
Ho dimenticato di premere un tasto. No, ma infatti ripeto, alcuni, secondo me, allora, dei tasti di questo gioco sono due, sono posizionati male, nel senso che non dovrebbero stare su quel trigger, tra virgolette, e sono la parata, perché mentre sul grilletto hai troppo, come si dice, la parata di lui parte quando te hai schiacciato più in fondo. E qui cosa sarà? Probabilmente un tesoro. Beh. Okay. Ah, serviva proprio quasi per arrivare in cima, quello. Hai schiacciato fino in fuori. Qui è dove abbiamo iniziato oggi. Può darsi? No, senza può darsi. Allora mi sa che quello è quello che ho fatto ieri sera prima di chiudere. Dicevo. Oh, io però ho finito il giro. Cazzo, ci mancano. Tre scrigni. Tre scrigni. Ma il piccione non funziona, non ha più fatto se buggato. Infatti se ne... L'ha fatto una volta e poi non l'ha più fatto. Mi sei buggato. Non lo so, però... Lo credo. Non credi? Ah! Abbiamo fatto tutto, ripeto, tutto il quadro e ha fischiato una sola volta e ci mancano tre scrigni e un... Che però se... È un caso, quindi... Se non mi ricordo male. Quindi no, e sei buggato. Guardi gli amuleti. Ma nel rotto c'è l'albero lì. Perché c'era quello. Quello per gli scrigni, sì. Esatto, ci manca. Ma questo dovrebbe segnare tutto, Mirko. Dov'è il piccione? Evidentemente è fatta a cazzo di cane, levalo. Indica con suono speciale la presenza di un forziere o di un oggetto nascosto. Dovrebbe fare tutte e due. Evidentemente non lo fa. Quindi Mirko, ripeto, cioè, si è buggato. No, ma ti dicevo, c'era... Cioè, almeno quello dei forzieri, sì. Però cosa leviamo? Oh, no, qualcosa. Ah, quello dei forzieri... Dovrebbe essere da uno, mi pare. O era da due. Eccolo questo. Un senso di posizione di vicinanza. Ah, leviamo, cosa leviamo? Ma questo che mi prende a distanza non mi schifa. Ci va bene. Ci va bene. Spero un senso a te. Vabbè, questa però che si gira non se la fanno più di uno. Questo. E ci mettiamo. L'avevo visto qui. Da uno. Che cosa è? Graziabile. Proviamo a metterlo tutte e due, to. Questo tante volte che... Ma quella è la vita. Io lo so. Vabbè, abbiamo uno scoto, allora, fammi correre, a parte no. Devi andare tutto a sinistra e poi andare a volta cari. Oh no. È quello tuo con... Oh, gli arcieri. No, lasciatemi passare. Non mi dicono quel cazzo. Che devo voler fare? No. Tanto. Sì, ma non. Immenso. Oh no, è quello con il tempismo. Però effettivamente potrei arrivarci. Ma non ti ricordi questo pezzo, la più grande coglionata è che fammi aprire la porta di là, dammi una porta da qualcosa di indietro, invece di fammi rifare tutto sto giro da me. Perché non ho sprintato? Yeah, all right.
Perché l'ha detto? Bella domanda. Come scegli? Dici, cioè. Io la domanda è come funziona. Tra l'altro, se visto che ti avvicini a un al fornaio, al fabbro, al fornaio, va bene. Oh, qualcosa dove ci cosi roba. Vedi se è pensabile quello lì. Leve diminuzione della potenza di attacco corpo a corpo in arrivo. Ah, ok, ti resiste ai danni. Diminuisce i danni. Attiva un'area di danno dove si trova il chakra premendo il... Ok, vabbè. Anche queste le prendiamo, perché ovviamente per completismo. Questo è quello che ha mente il coso. Che dovrebbe essere... È comunque da uno. Infatti... No? No? Mi sa di no, che non è potenziale. Non avrebbe molto senso. Vabbè, che in realtà bastava, poteva essere che ti rivela altra roba. C'è qui un tesoro? No, infatti cos'è quel medaglione là sopra? È per quello che si è messo dei tesori? Comunque salviamo. Aspetta, prova a cambiare stanza. Se rimane. Sì. Che l'ho notato ora. Più che altro voglio vedere se è quello. Beh, come fai a vederlo? Lo tolgo. Semplice. No, per amor di Dio. Però è... Allora. La domanda è... Amico, è semplice. No! La domanda è, quello lì ti rimane lì? Sì, comunque è quello. Perché sì. C'è un coso nella stanza, cioè quando c'è un coso nella stanza, secondo te si illumina? Non, perché ci ho fatto caso ora, non ho visto sopra. Vabbè, si guarderà domenica. Perché non invece domani? Perché domani avrete delle brutte persone. È sabato, e come ogni sabato sera, noi fratellozzi allo sballo diciamo no, ma diciamo sì a Valsoia, e quindi c'è come al solito il talk show del sabato sera. Salve a tutti. Dove mio fratello... No, non io, non mio fratello, no, dove noi. Dove mio fratello sceglie l'argomento, perché quello è vero, l'argomento non sceglie più. No, a Cesare quel che è di Cesare, e io rompo il cazzo perché poi mi ci infilo anch'io nel discorso, perché poi lo facciamo tutti e due. Quindi se volete sapere di cosa, dove, quando e soprattutto perché parliamo, e perché è importante, veniteci a trovare in live dalle 20 alle 22. Se volete, almeno così potrebbe nascere un dibattito. O al massimo seguiteci, cioè ascoltateci tranquillamente in podcast, tanto noi tranquilli chiacchierare. L'idea è chiacchierare il più possibile noi, poi la live si può... cioè diminuire o allungare a seconda se ci fate domande o meno. Per il resto, ragazzi, grazie a tutti per averci seguito. Alla prossima. Ciao.